E allora Vale, oggi ovviamente c'è una nuova puntata dedicata al coro di Castelmonte, Fontevetica, con l'amico Lorenzo Valeriani. Tante cammini
E allora, sempre in giro per le strade, è una meravigliosa giornata e allora noi ne approfittiamo. Dopo aver parlato col sindaco, col primo cittadino di Castel del Monte, sono con Alessandro Petricola, presidente dell'Associazione Fontevetica. Dal grazie. 1996. Dal 96, ma non sei stufato mai, presidente? Sono stufato, però non trovo mai chi mi dà il cambio. Però possiamo dire una cosa, è una bella carica, no? Essere presidente di un'associazione culturale ha i suoi svantaggi, però di riflesso anche arrivano diverse soddisfazioni. Il sindaco mi ha dato una notizia clamorosa, 40 anni di attività. 40 anni di attività, siamo nati nel 1984, da 40 anni che svolgiamo questa attività corale, ma non soltanto, facciamo anche, diciamo, e diamo la possibilità chiaramente alle persone che stanno sul posto di confrontarsi con amicizia e socializzare e volontà, soprattutto, esatto, presidente, socializzare, no? Perché la finalità del coro è stare insieme, quindi avere, diciamo così, un'esperienza collettiva con gli altri, e per il paese è molto importante perché comunque ci dà la possibilità di mantenere in piedi le tradizioni, la cultura e portare, diciamo, in evidenza il passato che c'è stato nel nostro paese attraverso il canto. Dicevamo, presidente, guardare al futuro soprattutto, ma nel presente l'associazione deve maggiormente, mi passi il termine, non far morire quel pizzico di vita che nei piccoli borghi ovviamente deve sempre starci. Certo, stiamo facendo di tutto, stringendo i denti per andare avanti, perché non è facile in questi anni, diciamo, dopo la pandemia specialmente, ecco, riprendere un'attività che era stata poi interrotta per qualche anno. È stato veramente difficile, però siamo tignosi noi, diciamo, e quindi andiamo avanti. Siamo abruzzesi, lo possiamo dire, certo, no? Capatosta, però ragazzi, insomma, quando ci mettiamo l'impegno facciamo la differenza sempre, anche l'abbiamo fatta la differenza anche nei momenti negativi, no? Sì. Perché ovviamente c'è il Covid, c'è stato all'epoca anche il sisma, vediamo attorno le ferite, ma Castel del Monte, come ha detto il sindaco, vuole ripartire alla grande, vocazione turistica, e voi, da quello che mi ha detto il primo cittadino, allietate anche, credo, no? In diverse manifestazioni le attività culturali del paese. Assolutamente, perché poi è un posto dove transitano tanti turisti anche dall'estero, e nelle occasioni in cui, diciamo, c'è la possibilità di far conoscere il nostro canto popolare abruzzese, non ci tiriamo indietro, siamo sempre pronti a intervenire. Tanti cori mi hanno raccontato diverse esperienze all'estero, i vari festival, ecco, il coro di Castel del Monte si può fregiare anche di queste belle presenze fuori dai confini nazionali. Sì, siamo stati in vari paesi esteri, dall'Austria alla Germania, alla Svizzera, alla Cecoslovacchia, e quindi avete fatto parecchi abbiamo chilometri. Partecipato in Francia, siamo stati in Belgio due volte a trovare anche i nostri emigranti, a far risentire la nostra vicinanza agli emigranti di Charleroi, che poi siamo stati anche a Marcinelle, lì dove c'è stata la tragedia enorme, con tanti abruzzesi coinvolti. Ed è stata veramente una festa di gioia per questi emigranti che ci hanno accolto a braccia aperte. E soprattutto anche l'occasione per tanti che forse non avevano la possibilità di espatriare, diciamo così, di conoscere paesi diversi sempre in compagnia. Adesso la domanda più complicata, poi se vuole mi risponde, oppure anzi mi deve rispondere ugualmente. Sì, no, coro che nel coro immagino dove sì, sono nati anche diversi amori. Diversi amori, sì, diversi. Possiamo amori. Dire, presidente. Certo, perché poi insomma si socializza anche si sotto socializza quel punto anche di sotto, vista. Sì, senz'altro. Pure iubare,
Comunque no, per tante persone del paese che non avrebbero avuto la possibilità veramente di andare in giro all'estero per problemi vari, certo. Questa qui è stata un'occasione veramente... Una valvola di sfogo. Da prendere, sì, che è stata presa insomma sia dai coristi ma anche dai soci sostenitori, dalle persone che ci hanno sostenuto durante questi 40 anni che non sono stati pochi e io li ringrazio veramente con stima, certo. Ed amicizia. Questi, perché le associazioni poi al sindaco ho detto mi raccomando sindaco, nei capitoli legati alla cultura metteteci qualche fondo in più perché queste sono attività che devono continuare a fare il loro lavoro, ma soprattutto è una missione più che un lavoro. Presidente, mi diceva, microfoni e telecamere spente, che c'è una sinergia anche con altri territori perché ovviamente il paese è piccolino e sotto l'aspetto corale ha bisogno dell'aiuto di altri comuni, chiamiamoli così, eh sì, quindi perché... avete diciamo degli oriundi all'interno del sì, assolutamente, del c'è un... abbiamo diciamo comunque non tutti siamo residenti qui sul posto, certo. Come coro abbiamo un gruppo residente all'Aquila, un altro gruppo residente a Pescara, noi il sabato di ogni settimana ci ritroviamo qui al paese per provare il repertorio che poi andremo a presentare nei concerti. Queste sono belle notizie. E queste sono belle cose. Si sono ancorati anche persone di Pescara e dell'Aquila a cui piace cantare e quindi abbiamo diciamo, rinfortito un po' le Il numero dei partecipanti, sì, soprattutto. Esatto. Ed è bella questa cosa perché a prescindere poi dai campanili, dalle appartenenze, quando si deve, quando si può, c'è questa sinergia, no? Sì. Vi stringete attorno a questa bellissima passione e portate avanti un bel percorso. Sì, perché oltre alla passione, diciamo che questa è anche, diciamo, c'è tutta anche una parte di sacrificio, perché queste persone che vengono da Pescara il sabato a fare le prove nel mese di gennaio, farsi andate e ritorno 200 chilometri per venire veramente a provare, sono veramente insomma da ammirare e da applaudire soprattutto. Da applaudire assolutamente. L'ultima, presidente, poi torniamo in sala ad ascoltare i vostri pezzi. Quanto può migliorare tecnicamente parlando? O è una domanda che poi dovrò fare più al direttore, però ecco, per Alessandro Petricola c'è ancora margine di miglioramento, poi a prescindere dall'età. Non la dobbiamo nascondere, però c'è la volontà di crescere ancora. Sì, la volontà di crescere c'è, chiaramente con una certa difficoltà diciamo, si riesce a incunearsi nelle nuove generazioni, ecco. Col canto popolare e quindi magari bisognerà trovare anche, diversificare un po' il nostro repertorio per cercare di catturare nuove leve giovani. L'interesse dei più giovani. Ma la missione nostra è anche questa, no? Girando un po' per tutta l'Abruzzo è un problema il vostro che hanno quasi tutti, forse un paio di cori bene o male si sono rinnovati, si sono rigenerati, ma la maggior parte soffrono insomma questa patologia, chiamiamola così, di ricambio legata al ricambio generazionale. Allora grazie ad Alessandro Petricola, presidente dell'Associazione Culturale Fonte Vetica, noi torniamo in sala ad ascoltare questo meraviglioso coro e poi altri interventi, altri protagonisti, ma soprattutto altre curiosità da Castel del Monte. A dopo.
profonda nella mente.